Tu hai doppia coppia e io ho tris. Allora vinci? Sempre io vinco. Solo a carte? O anche... Anche o anche. È carino qui, molto romantico. Sì, bello qui. Io poi sono amico del padrone e lui ci farà un trattamento quasi da amico. Stasera mi odierai, forse preferivi andare a giocare a carte con i tuoi amici. No, anzi, sai, poi gli amici alla lunga. Grazie. Prego, signore. Ok, ci porti la lista. Sì, però prima facciamo sparire queste, dato che qui non siamo in una bisca, eh? Guardi che mi stava solo insegnando il poker. Io lo so come sono queste cose. Si comincia col poker, poi salta fuori la cocaina. Ma come si permette? Poi ci si mette nudi, tacchi a spillo, la Polaroid. Non farci caso, sai, questo è un posto dove i camerieri usano scherzare coi clienti. Lui poi è uno particolarmente scemo. Ogni cliente ha il cameriere che si merita, signore. Cosa c'è di buono? Tutto nel ristorante, fuorché la clientela. E si può sapere qualche specialità? Specialità ne abbiamo una sola. E cioè? Il conto. Benissimo. Me ne porti due piatti. Uno molto pepato e l'altro molto salato. Ah. Tanto io ho un socio e dividiamo tutto a metà. Tutto? Quasi tutto. E allora il conto va su, devo metterci anche l'IVA. No, l'IVA no. L'IVA sì. È simpatico, eh? Veramente direi di no. Anzi, lo trovo piuttosto stupido. Stupido, no? Sai, bisogna tenergli testa. Lui alla fine poi dopo crollerà. Sì, eh? C'è una telefonata urgente per lei. Chi è? Una signorina. Una certa Leonessa. Ci parli lei? Sì, guardi che il signor Leonardo è già uscito. Certo che lo conosco. È un signore con le mani da meccanico. Sì, ci riferirò, buonasera. Che cosa ha detto? Ha detto che lei stanotte lavora fino alle 3:30 nella solita via e che l'aspetta di portare i soldi questa volta. Il cliente ha sempre ragione. Guarda, lo dici in un modo che sembra vero. Pensi io adesso stanotte vado alle 3:30 da quella lì che c'è il copertone e gli porti i soldi. Guarda. Gradirebbe un'insalatina di ovoli e tartufi con un po' di gruviera e un profumo di sedano? Sì, grazie. Ah, l'ho già mangiata tutta io. Vado a vedere se ho avanzato qualcosa nel piatto. Senta, se ne ha lasciato un po' nel piatto, ce lo porta? Assolutamente no. Grazie. Senti, Leonardo, se non sbaglio mi ha invitato a cena. Allora, posso ordinare o no? Hai ragione, scusami, cara. Adesso basta. Mi porti due cocktail di scampi. Senz'altro, signore. Credo che adesso si calmerà. Leonardo, perché non la smetti di giocare col cameriere? È inutile che ti nascondi. Io lo so che tu sotto sotto sei un romantico. A dir la verità non lo sapevo. Ma adesso che me lo dici, forse sì. È strano come certe cose si scoprono tardi. Forse troppo tardi. Troppo tardi? C'è stata un'altra chiamata. Chi ha chiamato? Le due gemelle. E cosa hanno detto? Beh, non so se è il caso, visto che... Sì, penso di sì. Hanno detto di ricordarle che ieri notte lei ha dimenticato casa loro. La frusta, le mutande di pelle, quelle con le luci e le catene. Cos'è questa roba? È
è cocktail di scampi. Come mai così acerbi? Perché sono verdi. Che schifo. Vuoi che ce ne andiamo e ti porto in un ristorante un po' più triste? Ne conosco uno dove c'è un solo cameriere e gli è appena morta la madre. E lui, fra l'altro, è un po' malato. No, guarda, lasciamo perdere. Tanto ormai. Perché ormai? Niente. Scusa, ti dispiace darlo a me? Ha esagerato. Ha esagerato. Sì, ha esagerato. E vabbè, adesso non esagerare. Eh no, esagero sì, perché non si può. Uno è lì che sta mangiando, è lì che sta mangiando con una ragazza. E tutto a un tratto, chi arriva? Arriva un cameriere. Uno crede che sia un cameriere qualsiasi, invece no, è lui il deficientone, hai capito? Viene lì e ti fa gli scherzi, tira fuori la sciabola, parla della leonessa, tira fuori gli scampi, li fa verdi. Ma dimmi cosa può pensare adesso una ragazza di me? Dopo che è successo, cos'è che può pensare? E dimmi che cosa può pensare? Io non so cosa può pensare, capisci? Io non so. Posso dividere con te questo tremendo dolore che ti affligge? No, non c'è niente da fare. No, non c'è niente da fare. Sono triste. Vabbè, insomma, io dico... Se uno ha un amico che gli dice che va a prendere le carte e poi invece di andare a prendere le carte va a cena con una ragazza e non dice niente a questo amico che è lì che lo aspetta credendo che sia andato a prendere le carte. Ma insomma, io dico, ma porca di una miseria, perché non è invitato anche a me al ristorante? Che cosa ho io che non funziona a tavola? Cosa faccio? Sputo mentre parlo? Puzzo? Ho la scarlatina? E non fare quella faccia lì da imbecille! Guarda la tua piuttosto di una faccia. Lo sai che ho preso un colpo nel momento in cui tu hai tratto il telefono in quel modo? Poi lo sai che ho preso un colpo e mi sono spaventato. Ma non fare il cretino, che era scarico! Ah, era scarico, lo sapevi tu che era scarico, deficientone. Io non lo sapevo, ho preso lo spavento, porco. Tieni giù le mani! Vuoi non alzare la voce? Non muovere le mani!